Colleghi, buongiorno a tutti. Conferenza stampa di presentazione di Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo. Sono qui a disposizione per rispondere alle vostre domande. Iniziamo subito con Giuseppe Rotta di Radio Gamma No Stop. Ciao, buongiorno. Volevo chiederti, Canotto, ogni volta che sei venuto a Reggio ci ha fatto impazzire. Naturalmente è inutile dirti che i tifosi sono entusiasti del tuo arrivo. Le motivazioni che ti hanno spinto ad abbracciare la causa Amaranto, a parte naturalmente la presenza di Inzaghi, che è una garanzia, e perché un giocatore come te, dalle tue caratteristiche, così bravo, non gioca stabilmente in Serie A? No, per me innanzitutto buongiorno a tutti. Tornare qua è stata un'emozione troppo bella, perché sono stato 3 anni qua, ero piccolino, quindi per me è una doppia emozione. Sono tornato qua perché c'è un progetto importante, ambizioso, e anche perché c'è anche il mister Inzaghi, che per noi è tantissimo. E quindi niente, io la ringrazio per il complimento e cercherò di dimostrare il mio valore insieme a tutti quanti i miei compagni. Naturalmente tornare con la regina. Sì, certo, ovviamente, tornare con la regina, speriamo. Rocco Musalino, Radio Antenna Febbea. Buongiorno. Intanto di raccontarci un po' questi giorni, i primi giorni di questa regina che è partita per ultima, ma per ovvi motivi sappiamo, però già in campo si fa notare e mette in difficoltà gli avversari anche di serie superiore. Ecco, che squadra sta nascendo secondo voi, che gruppo c'è, e le vostre sensazioni insomma alla vigilia di un campionato così difficile. Buongiorno a tutti. E allora, sicuramente siamo partiti in ritardo, però si sta creando un bel gruppo, siamo tutti comunque ragazzi esperti, ragazzi italiani che arriviamo tutti anche dalle categorie più basse, abbiamo fatto tanti campi difficili e sicuramente si sta creando un grande gruppo. Il mister ci sta dando una mano e bisogna fare partita dopo partita per cercare di, diciamo, di migliorarci sempre e crescere come squadra. Sì, come ha detto Ricky, noi sappiamo che dobbiamo dare. Ogni partita abbiamo l'obiettivo di portare a casa i 3 punti. Poi, man mano che si va avanti, si vedrà come andrà. Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, Buongiorno. Faccio entrambi, così magari risponde prima uno e dopo l'altro. Certo. Quando ci sono ambizioni, non sono sufficienti soltanto i grandi nomi, giocatori di categoria, eccetera, no? Come si dice in genere. Ci vogliono degli elementi particolari per salire, per fare playoff, per vincere. Io chiederei a ognuno di voi di dire 3 cose che servono per fare una stagione vincente. No, sicuramente. Per fare delle stagioni importanti, la prima cosa è il gruppo e l'unione di intenti. Quindi sicuramente chi gioca, chi non gioca, chi subentra deve dare il 100%, anzi deve dare di più. Soprattutto in allenamento è importante chi non gioca per far allenare bene chi gioca, perché sono tutti importanti in un gruppo, non soltanto gli 11 che giocano o i 16 che giocano, ma l'intera rosa dei 25. Poi la seconda cosa? No, sicuramente poi è importantissimo anche la nostra gente che venga allo stadio a darci la mano. Il sostegno ai nostri tifosi è la cosa più importante. E poi sicuramente te la terza cosa, dai. Secondo me no, ci vuole fame. Quando si scende in campo ci vuole fame di portare a casa il risultato tutti insieme. Siamo un grande gruppo e sono sicuro che si vedrà sicuramente quello. Michele Favano, City No Sport. Allora, a Canotto chiedo cosa vuole, tu hai fatto l'esterno con diversi allenatori, cosa chiede in questo 4-3 in maniera specifica, tecnicamente e tatticamente, Inzaghi? Cosa chiede a voi esterni? E a Gagliolo si è notato, in base anche a quella della tua qualità e la tua esperienza, questa costruzione dal basso che rientra un po' anche nelle tue caratteristiche, perché hai anche un buon piede, ma se anche una richiesta dell'allenatore questa, cioè di costruire, iniziare a costruire da lì. Vai. Vado io. Sì, no, a noi il mister, a noi esterni ci chiede tanto di attaccare la profondità,
di cercare sempre l'uno contro uno, e poi quando siamo lì davanti dobbiamo fare male, perché siamo tutti giocatori con caratteristiche importanti, e il mister ci chiede quello, di essere sempre cattivi sotto porta, e me personalmente mi sono messo un obiettivo di migliorarmi dall'anno passato. Dal punto di vista realizzativo? Sì. Ci sono altre domande, colleghi? Sicuramente il mister ci dà tanti consigli, tante cose, diciamo, per come giocare, ci dà tante soluzioni in campo, poi sta a noi trovare le soluzioni migliori a seconda di contro chi giochi, il modulo che hanno gli avversari. Quindi sicuramente a partenza dal basso si può fare, nel momento in cui c'è dello spazio, se in caso non ci fosse, anche iniziare a giocare subito sugli attaccanti e magari trovare altre soluzioni. Giovanni Agostino, Radio Gamba Nostra. Per Gagliolo, diciamo che a Parma hai trovato un ambiente quasi naturale, hai fatto tante partite, Serie B, Serie A, e hai il vizietto del gol, anche perché nelle tue stagioni riesce, non dico a risolvere, ma comunque a segnare. E in questa regina, diciamo, con questa squadra, diciamo, ti somiglia a qualcuno, qualche squadra del Parma, insomma, che è andata bene, oppure secondo te manca qualcosa? E se ti trovi bene in coppia col tuo compagno di difesa? No, sicuramente le stagioni iniziano tutte in maniera diversa. Là era un gruppo già collaudato dalla C, hanno fatto hanno integrato alcuni giocatori. Qua comunque si è creato un gruppo nuovo, quindi bisogna amalgamarsi il prima possibile e cercare di essere super, super competitivi il prima possibile. Sicuramente mi trovo benissimo sia con Tiago che con Michele, e poi aspetta poi il mister a fare le proprie scelte. Ovviamente ti chiamano Thor, a quanto pare, cioè, per le origini della madre. Mezzo svedese. Scusa, una battuta. Mentre per Canotto volevo dire, tornare dove insomma sei nato, si può dire, ecco, voglio dire, in questa terra, voi calabrese come te, diciamo che il tuo rilancio è stato in Serie C con la Juve Stabia, poi hai cominciato ad andare in Serie B. Ecco, cosa ne pensi di questo, cioè cosa ti senti dentro di te per quanto riguarda questo ritorno? E su, con questa regina preferisci giocare, ovviamente con il tuo incarico, il ruolo di laterale, con un attaccante d'aria puro, oppure magari, non so, faccio un'ipotesi, Menezzi che gira più intorno, ecco, qual è la tua miglior soluzione? No, quello decide il mister. E sicuramente, come ho detto prima, essere tornato qua per me è una grande emozione. Appena ho saputo che c'era la possibilità, non ho esitato nemmeno due secondi. Sicuramente so che devo dare tantissimo, però come giochiamo in campo decide l'allenatore, il mister. Per me sia l'attaccante di peso che Gere, che ha grandissime qualità, ovviamente è diverso, perché comunque Gere magari è un giocatore che ti manda più in profondità, diciamo un po' la giocata estrosa. Però chi decide l'allenatore di mettere in campo sicuramente c'è grande qualità. Giovanni Cimino, tutto Regina. Per entrambi volevo chiedervi, il vostro compagno di squadra Santander ha messo senza mezzi termini Serie A l'obiettivo. Secondo voi questa Regina, alla luce di questi primi giorni di lavoro, che obiettivo può puntare? Ma io credo che le stagioni si preparano partita dopo partita. Quindi sicuramente iniziare bene aiuta, dobbiamo cercare di iniziare il meglio possibile, fare dei punti, arrivare il prima possibile alla salvezza e poi cercare di fare ogni partita, diciamo che deve essere una finale per noi. Sì, no, come ha detto Riccardo, noi pensiamo alla partita di domenica, e ogni partita per noi è la partita della vita, quindi mettiamola così, iniziamo a fare bene, poi piano piano andando vedendo si vede l'obiettivo. Come va? Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Giulio, scusa, una curiosità. Sei un giocatore di nazionalità italiana, però hai giocato nella nazionale svedese, se non mi sbaglio, perché le origini di tua madre sono appunto svedesi. Ecco, che sensazione provo un giocatore nato a Imperia, se non mi ricordo male, che va a indossare la maglia della nazionale di un altro paese? Ecco, che sensazione hai avvertito quel giorno che hai giocato quella partita? Beh, innanzitutto io sono mezzo svedese, ho sempre fatto da piccolino tutti gli anni 2-3 mesi all'anno in Svezia, e comunque avevo... Anche svedese, esatto, parlo anche svedese, avevo...
ho i nonni in Svezia ancora, e nell'ultimo periodo mia madre, quando si è separata con mio padre, è tornata in Svezia, e diciamo che non stava bene di salute, e appunto il suo sogno sarebbe stato quello. Io ho avuto la possibilità, mi hanno chiamato e ho colto l'occasione, sono andato perché è stata un'esperienza unica. Rocco Musolino, Radio Antenna Febbraio. No, quasi una battuta per Canotto, perché poco fa ha detto vorrei migliorare in fase realizzativa, basterebbe colpire meno pali e segnare. A proposito, quel doppio palo dello scorso anno, insomma, al Ganillo ce lo racconta, e che imprecazioni. Noi abbiamo esultato, noi abbiamo esultato però. E ad entrambi avrei chiesto della lettera magica, la prima dell'alfabeto, nominato un vostro collega, chiedo dei tifosi, avete visto pure a Genova, insomma, presenti in gran numero e vi hanno sostenuto, al di là del numero di abbonamenti che crescerà sicuramente da qui all'inizio del campionato, ecco, un pensierino sui tifosi, appunto. Noi abbiamo bisogno dei tifosi, perché per noi deve essere il nostro 12° uomo in campo. Apro una parentesi, cioè facevo racchetta palle quando la Regina stava in Serie A, mi ricordo che allo stadio era tutto pieno, era uno spettacolo quando si vedeva una curva così piena, e so che sicuramente i tifosi ci daranno una grossa mano, ne sono sicuro di questo. Sì, io credo che le piazze del sud siano sicuramente più calde di quelle del nord, e l'esempio anche l'anno scorso, la Salernitana si è salvata anche grazie ai loro tifosi, perché erano straordinari, ovunque si andava giocavi in casa, e quello ha dato una grossa mano. Io penso che la Regina sia all'altezza di quella tifoseria e possa fare come loro. Lei va bene così? Grazie.